solo un ottimo interlocutore, ma anche la possibilità di costruire insieme delle, delle opportunità. San Marino, l'ho detto, non ha più nessuna intenzione né di nascondersi né di nascondere nulla né all'Italia né alla comunità internazionale. San Marino si vuole occupare di sviluppo economico, vuole creare un'economia solida come quella che l'ha portata alla sua ricchezza nel periodo industriale subito dopo la dopoguerra e che trova delle risorse di un territorio confinante e così importante come quello che riguarda San Marino e i suoi confini, ridare uno sviluppo economico. Dunque io, oltre al piacere di aver avuto il ministro Romano San Marino in visita, è anche quello di guardare verso il suo futuro. Uno di questi progetti veramente, ce ne sono diversi su cui si sta lavorando il Parco Scientifico San Marino Italia, Italia San Marino, dove vedremo fra, che è un grande segno di collaborazione nell'innovazione e nella ricerca, che sono oggi le direttive economiche su cui si sta guardando in tutti i paesi e su cui San Marino ha bisogno di sviluppare. Dunque questa è una realtà che nascerà e nascerà grazie a, a queste rinnovate, riconfermate, forte, questa riconfermata forte amicizia tra di sé. Come ho detto, ministro, poco tempo, dunque. No, no, se volete dico qualcosa anch'io, così poi avete qualche spunto per qualche domanda. Erano sostanzialmente tre i temi in discussione oggi con Marco, con il quale siamo visti in diverse occasioni, ma che oggi mi ha consentito di conoscere molti altri membri del governo, i due capitani reggenti. Quindi un incontro che, tra parentesi, per quanto mi riguarda, ha avuto una straordinaria soddisfazione nel conferimento della onorificenza questa di Sant'Agata, per me è un onore straordinario. Ma nel contempo abbiamo trovato anche la possibilità e l'occasione per parlare di questi tre temi, come dicevo. Il primo è il parco tecnologico che Marco Testè ha ricordato, che prevede un contributo sia nostro italiano che di San Marino, non in egual misura ma quasi in egual misura, diciamo, e che però va a cavallo fra San Marino e le due province italiane. E in secondo luogo abbiamo potuto approfondire alcuni temi nella produzione di energia da fonti rinnovabili e il terzo tema che dobbiamo ancora verificare ma sul quale stiamo lavorando, quello delle telecomunicazioni e della televisione. Abbiamo rapporti ovviamente di eccellente e ottimo vicinato, che però sono anche corroborati dal rapporto personale che si instaura quando si parla a lungo, quando ci si ritrova tra ministri e tra segretari di Stato. L'intenzione oggi era di andare avanti nella soluzione di alcuni problemi che sono quelli che vi ho appena descritto e mi sembra che la curazione di lavoro che abbiamo fatto oggi sia stata proprio prodromica alla soluzione di questi problemi. Prego. Sono Maria Martina Dell'Anza. Contributo per il parco tecnologico. Ci può specificare? Contributo no, ma non ci sono problemi, Marco. Poi voi potete dirlo? Sì, sì, sì. Noi possiamo dirlo, riguarda, per quanto riguarda lo Stato italiano parliamo di 3 milioni di euro. E noi metteremo 2 milioni di euro. Noi chiediamo 2 milioni e mezzo, ma comunque. Sì, vabbè. Sentiremo col segretario della finanza. Grazie. Era questo che volevo sapere. Questo volevo sapere. Il soldone. Il soldone. Giusto. Invece avrei la voce. Voce di Romagna. Sì. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, questi accordi bilaterali ci sì, possiamo fare, essendo San Marino pur battendo l'euro mi devi anche procurare. Sì, sì, no, ma vado via pronto, senza l'euro di San Marino che non mi resta. È tutto pronto. Do in cambio carta moneta, eh. Se non pensate male quest'anno. Non vi fate illusioni che possa esportare capitale di San Marino. C'è bisogno di un accordo intergovernativo, che non è previsto che paesi che sono fuori dall'Unione Europea possano godere degli incentivi da fonti rinnovabili. Quindi c'è bisogno di un accordo ad hoc fra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino. Questo permetterà alle nostre aziende di poter, tramite questo accordo, rientrare su quelle che sono le politiche anche dell'Italia. Abbiamo aziende produttrici importanti. Questo è un passo molto importante per tutti. Bene. La reggenza ha fatto un nuovo appello per le relazioni bilaterali tra i due paesi. Che così? La reggenza. Un nuovo appello per rilanciare le relazioni Italia San Marino, come sappiamo tutti un po' bloccate oggi, insomma ci sono dei problemi. Lei come, che cosa ci può dire? Cosa può dire? Ho portato un messaggio riservato a mio avviso di buon ufficio.
Intanto la presenza del ministro è già un messaggio importante. Altri? Ok, allora grazie.